Siccome volevo fare un video veloce in realtà per accendere la moto e pubblicare una storia su Instagram, ma visto un inconveniente che non è partita, questo video lo carico sul canale, vi metto in link un boost come quello che ho appena usato, che vi consiglio di portarvi sempre in giro. Io l'ho comprato perché una volta sono rimasto a piedi sul Gran Sasso con la mia vecchia Harley, per la batteria, con le vibrazioni sono allentati i dadi, è iniziato a sfiammare, si è scaricata. E da quel giorno me lo porto sempre dietro. Con le macchine non garantisco, perché a me la mia 1300 turbo diesel, sì, non è il motore multijet, ancora quello della Fiat, ma è su un Opel, non è partita. E invece con le moto due volte su due in caso di emergenza, con la super tenere che è un 1200, con questa che è un 850, è partita al primo colpo. Il quadro si accende, un sentino. Vediamo cosa succede. Allora adesso andrò a attaccare questo che è un mix tra un power bank e un boost per batteria con i suoi cavetti e vediamo se parte. In passato con questo ho fatto partire la super tenere che era un 1200, che era rimasta con la batteria completamente secca perché una notte mi si erano rotte le manopole riscaldate e sono rimaste accese e mi ha consumato la batteria in una notte ed è partita, mentre nonostante da, diciamo, libretto doveva far partire fino ai 1800 e 1900 delle macchine, la mia 1300 diesel non è partita, la batteria secca. Poi c'è da dire che se già qualche anno magari non tiene più bene come prima. L'unico problema è che il positivo della Guzzi faccio un po' fatica a raggiungerlo. Vediamo che succede, se ce la faccio. Così. Lo accendiamo perché qua acceso. E proviamo, vediamo cosa succede. Spostiamo un po' perché con la roba elettrica non si sa mai. Di telo strinato perché ha toccato di scarico. Ok, dopo 5 km di strada si è caricata, però la lascio lo stesso smontata perché domani riprovo se si è scaricata. O la faccio partire e vado a fare un giro più lungo, o la smonto e la metto in carica, ma penso che sia a posto.